Salve a tutti, in uno dei miei ultimi articoli su Pagine Mediche ho trattato un argomento purtroppo molto ricorrente in urologia, il carcinoma della prostata, ma analizzando uno studio di alcuni colleghi stranieri in cui si è evidenziato come vi sia una correlazione fra obesità e carcinoma della prostata. Per quale motivo? Al di là della sindrome metabolica e di gravi dismetabolismi che possono chiaramente creare uno stato di infiammazione cronica, la quale può predisporre, come sappiamo, a malattie autoimmuni, ma anche in alcuni aspetti alla carcinogenesi, effettivamente si è visto come la presenza di omentina sia un fattore predisponente. La omentina cos'è? È una adipocitochina, è una molecola prodotta dal grasso omentale. L'omento cos'è? È il rivestimento degli organi addominali. Ma l'omentina è prodotta anche dal grasso viscerale, quindi una molecola che forse può avere anche degli effetti benefici, sembra che combatta i fenomeni di aterosclerosi, ma in questo caso sembra avere essere un fattore predisponente nella induzione e mantenimento del carcinoma della prostata. Inoltre è molto importante il rapporto estradiolo-testosterone. Il testosterone è l'ormone maschile, l'estradiolo lo identifichiamo come un ormone femminile, ma è prodotto anche dall'uomo. Ecco, nel tessuto adiposo è presente un'enzima, la aromatasi, che aromatizza e converte il testosterone in estrogeno. Ecco, un aumento degli estrogeni e la presenza dell'omentina sono due fattori, diciamo, ormonali, metabolici, che possono predisporre all'induzione del carcinoma della prostata. Questo è stato visto chiaramente eseguendo dei test valutativi in un gruppo di circa 100 pazienti sottoposti a biopsia prostatica e paragonando poi con un gruppo appunto di confronto e non affetto da obesità la presenza di questi marcatori. Quindi è ancora di più una ragione per noi maschietti di cercare di bloccare, di impedire l'aumento di peso, l'aumento dell'obesità, contrastando con una giusta alimentazione e con il movimento, affidandosi chiaramente oggigiorno agli esperti del benessere, del wellness, all'andrologo per quanto riguarda la tutela dell'apparato urogenitale, al nutrizionista e dedicando tempo allo sport fin quando possibile. Con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e ci vediamo al prossimo blog.